Sampdoria-Vicenza, inizio della ripresa. Chiorri manca un'occasione propizia e in contropiede segna Briaschi. Per la Sampdoria di Riccomini si profila la quarta sconfitta consecutiva, ma questa volta la squadra sa lottare e il risultato viene ribaltato anche con pieno merito dei genovesi, sostenuti da un pubblico generoso quanto nervoso. Il pareggio è siglato un quarto d'ora dopo da Orlandi, giocatore tra i migliori in campo assieme a Ferroni, De Ponti, Tosetto. De Ponti poi aggiusta la mira cogliendo il palo, proprio qualche minuto prima di segnare, su tiro di Roselli, rimbalzato dalla difesa vicentina, il 2-1 finale. Pur nella sconfitta, comunque buona la partita dei Veneti.